benvenuti al Bene Giornale, il TG delle buone notizie di Pegaso TV. Partiamo con l'anteprima delle notizie di oggi, 11 febbraio 2016. Si è trasformato in una sartoria sociale, un bene confiscato alla 'Ndrangheta. La Commissione europea lancia un bando per migrazione e integrazione. Gli alberi del Gargano sono candidati all'UNESCO. Ben ritrovati con il Bene Giornale, l'edizione del 11 febbraio 2016. Passiamo subito alla prima notizia che riguarda una sartoria sociale. È diventata infatti nel progetto Reaction City un bene confiscato alla 'Ndrangheta, una iniziativa e un laboratorio sociale. Vediamo nel servizio i particolari. Un bene confiscato alla mafia è diventato oggi un laboratorio di sartoria sociale. Si tratta di Reaction City, un progetto di rigenerazione urbana e inclusione sociale promosso dall'associazione Pensando Meridiano. Intorno a questo progetto ci sono obiettivi, ma soprattutto una ventina di donne sole in difficoltà che per dare una svolta alla loro vita hanno deciso di mettersi insieme in una cooperativa Sole Insieme. Grazie a un protocollo d'intesa siglato tra le diverse parti coinvolte, l'immobile è stato restaurato con materiali forniti gratuitamente da Confindustria e con la manodopera dei detenuti della locale casa circondariale. L'Unione Europea lancia un bando per migrazione e integrazione. Vedremo la Commissione Europea come ha organizzato questo settore per dare possibilità ai migranti. Il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione è un progetto della Commissione europea che riguarda l'integrazione e il rimpatrio volontario di vittime della tratta di esseri umani. Il bando mira all'identificazione precoce e protezione dei bambini e adulti vittime della tratta in settori ad alto rischio, quali agricoltura, pesca, settore dell'edilizia e del tessile, lavoro domestico e industria del sesso. Con il progetto si vuole promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione del diritto e nella condivisione di buone pratiche su come affrontare la tratta di esseri umani nei processi di asilo e migrazione, creando reti e scambio di informazioni, integrazione dei cittadini nei paesi terzi, assistenza all'arrivo e attivazione di coordinamento per promuovere il reinserimento nelle comunità locali. Il bando si rivolge agli enti pubblici e privati non profit stabiliti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e ad organizzazioni internazionali. La scadenza del bando è fissata entro le ore 12 del 16 febbraio. E parliamo adesso di disabilità. Infatti i ragazzi Down hanno trovato un modo per lavorare e per essere attivi attraverso il riciclo ai gas. Quindi la cooperativa a Roma ha creato il progetto Way. Way è il nome della cooperativa fondata nel 2012 a Roma, con l'obiettivo di insegnare ai ragazzi con sindrome Down a lavorare. Sono molti i lavori che si imparano presso la cooperativa. Ad esempio, i ragazzi di Way raccolgono bottiglie e tappi di plastica a scopo di riciclo, si fanno consegnare cellulari usati che vengono spediti in Inghilterra, dove saranno aggiustati e donati a paesi poveri, e raccolgono strumenti elettronici da rottamare. Inoltre, i ragazzi sono impegnati in un progetto sul confezionamento di auricolari. Grazie a questa attività si sviluppano la precisione e la pazienza nello sbrogliare e separare gli auricolari, spesso ingarbugliati, oltre a un senso del dovere fondamentale per rispettare i tempi e le scadenze di consegna. Tutti i progetti Way permettono di ottenere delle piccole entrate economiche che aiutano a tenere in piedi la cooperativa e garantiscono un contributo per i ragazzi. E passiamo ora alla Regione Marche, che fa da scuola a tutta Italia per quanto riguarda l'invecchiamento attivo nel progetto dell'agricoltura sociale. Vediamo nel servizio i dettagli. Un modello marchigiano di agricoltura sociale come esempio sul panorama italiano. Si tratta del progetto Longevità Attiva in ambito rurale, promosso dalla Regione Marche, in occasione dell'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni. Sono 8 le imprese agricole marchigiane coinvolte, con l'obiettivo di stimolare iniziative rivolte a persone in età avanzata, legate alla socializzazione e alla promozione della qualità della vita. Tramite focus group e questionari sono state valutate tutte le modifiche sui comportamenti e sulle abitudini lungo l'arco delle attività. Ottimi risultati sono stati riscontrati sia sugli stili di vita, dove il 66% degli anziani ha adottato un'alimentazione più sana, con un maggiore uso di frutta e verdura, sia dal punto di vista relazionale, dato che oltre il 90% ha dichiarato di aver incontrato persone nuove o approfondito la conoscenza di quelle già conosciute.
E chiudiamo le notizie nazionali con una bella notizia che fa orgoglio a tutta Italia, parlando del più giovane neurochirurgo all'Università del Regno Unito. È un napoletano ed ha 35 anni. Il più giovane neurochirurgo del Regno Unito è un italiano. Pierluigi Vergara è di Acerra, provincia di Napoli, ed è un neurochirurgo di 35 anni, tra i più giovani primari del Regno Unito. Pierluigi è un consultant presso Ladenbrooke Hospital di Cambridge, una delle università più importanti del mondo. Pierluigi si è laureato in medicina e chirurgia all'Università Federico II di Napoli, specializzandosi poi nel 2011 in neurochirurgia. Le prime esperienze all'estero, a Londra, avvengono proprio durante la specializzazione. Sono state queste a far conoscere le abilità del giovane medico agli inglesi, che gli hanno offerto una borsa di studio post-universitaria a Cambridge, dove nel 2012 è riuscito a diventare uno dei più giovani consultant in assoluto. Interrogato sui motivi della sua partenza nel Regno Unito, Pierluigi ha detto che solo lì avrebbe potuto imparare a fare esperienze di alto livello nel suo campo, che se fosse rimasto a Napoli non avrebbe mai potuto fare. Adesso invece il giovane medico esegue 200 interventi all'anno, gestisce ambulatori e liste operatorie e soprattutto è lui che insegna a sua volta ai giovani specializzandi. Secondo Pierluigi, in Campania ci sono troppi centri che si occupano delle stesse patologie, mentre in Inghilterra l'organizzazione delle cliniche specialistiche è differente e permette a un giovane medico di affrontare più patologie nello stesso centro. E parliamo adesso delle notizie della Regione Puglia con una candidatura che viene da Parigi a patrimonio dell'UNESCO delle faggete della foresta umbra del Gargano. Il dossier di candidatura delle faggete vetuste europee è stato ufficialmente presentato all'UNESCO dopo la sottoscrizione a Parigi da parte di tutti gli ambasciatori UNESCO in rappresentanza degli Stati membri. Per l'Italia a firmare c'era Vincenza Lo Monaco, rappresentante permanente d'Italia presso UNESCO dal 2013. All'interno della realizzazione della rete europea delle foreste vetuste di Faggio, come patrimonio naturale dell'umanità Beach Forest Joint Heritage of Europe, rientrano anche le faggete della foresta umbra, polmone verde del Parco Nazionale del Gargano. Il presidente del Parco Nazionale del Gargano, Stefano Pecorella, spiega che la candidatura è ormai ufficiale ed è una graditissima opportunità per il Gargano, già premiato dall'UNESCO grazie al santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo, di promuovere il territorio e le sue meraviglie naturalistiche. Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo ha studiato l'ecosistema boschivo del Parco Nazionale del Gargano, dimostrando come si sia assistito ad un vero ritorno del bosco. Dai 40.000 ettari registrati nella metà degli anni 80 si è passati agli oltre 60.000 di oggi. I faggi della foresta umbra, infatti, grazie al clima, riescono a vivere fino a 300 anni, quando l'età media di questo albero di solito non supera la soglia dei 200. La Regione Puglia ha avuto una proroga di altri 6 mesi per i defibrillatori negli impianti sportivi. Vediamo nel servizio l'approfondimento. Ci vorranno 6 mesi per l'attuazione del decreto Balduzzi, che prevede l'obbligo per le società sportive dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori. Entrato in vigore nel luglio 2013, il decreto obbligava entro 30 mesi all'acquisto dei dispositivi salvavita e alla formazione per il loro utilizzo. La proroga al termine massimo del 20 gennaio 2016 è stata necessaria per risolvere alcune lacune legate all'obbligo di acquistare e gestire gli apparecchi salvavita. Nel mondo sportivo ci sono richieste affinché siano i proprietari o i gestori delle strutture ad acquistare, installare e monitorare i defibrillatori all'interno delle aree sportive, invece che le varie società che utilizzano gli spazi in modo da garantire 24 ore al giorno la presenza di un defibrillatore nella struttura, anche in momenti diversi dalle competizioni e dagli allenamenti. Lo slittamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio darà tempo per sciogliere la questione.
Anche in Puglia, per partire il prima possibile, sono previsti corsi di formazione per gli operatori in collaborazione con la Federazione Medica Sportiva Italiana. Parliamo adesso di scuola e infatti l'Istituto Pascal che ha aggiunto un nuovo indirizzo di informatica e telecomunicazioni al suo corso di studi. L'ITE Blaise Pascal di Foggia ha istituito un nuovo indirizzo di studio per chi volesse studiare le telecomunicazioni analogiche e digitali, i mezzi trasmissivi e l'informatica. Il 17% delle imprese prevedono assunzioni di nuovi posti di lavoro. Il futuro sta nelle applicazioni e tecnologie web. Il dirigente scolastico dell'ITE Blaise Pascal, Giulia Rosa Trimboli, annuncia con orgoglio il nuovo indirizzo di studi, informatica e telecomunicazioni. Gli studenti, dichiara la professoressa, che invita genitori e alunni dell'Open Day del venerdì 12 febbraio, impareranno a valutare mezzi elettronici e di telecomunicazione in base alle caratteristiche funzionali, configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti, collaborare con un approccio integrato all'ideazione, allo sviluppo e alla gestione di dispositivi e strumenti informatici e sistemi di telecomunicazioni, sviluppando applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. In occasione dell'Open Day, l'ingegner Stefano Saliani dell'azienda Arpitel Telecomunicazioni presenterà la propria esperienza lavorativa nel settore delle telecomunicazioni e sarà illustrato il nuovo piano di studi. E chiudiamo le notizie regionali parlando di solidarietà. E infatti del panificio Frasca la notizia dell'iniziativa che vede a fine giornata una cesta di pane e pizza avanzanti per i più bisognosi. Una bella storia di solidarietà è quella lanciata dal panificio Frasca, che ha esposto un cartello avvertendo che dalle 21 in poi di ogni giorno il pane e la pizza avanzati saranno posti in una cesta all'esterno del locale, dando la possibilità a chiunque ne avesse bisogno di usufruirne. Il titolare ha spiegato che l'idea nasce dal desiderio di sensibilizzare i cittadini alla condivisione. La risposta della clientela è stata puntuale e positiva. Molti clienti hanno infatti acquistato un po' di pane in più lasciandolo nella cesta. In questo momento di crisi per molte famiglie è difficile andare avanti e questo semplice gesto può fare la differenza per i più bisognosi. Molto spesso il pane e la pizza avanzati a fine giornata si buttano via, mentre questa iniziativa dà la possibilità a Foggia e a tante persone per bene di compiere un gesto solidale, coinvolgendo altri negozi che già hanno contattato il forno per imitare l'iniziativa. Per oggi è tutto, un saluto da Valentina Abate e vi do appuntamento all'edizione di domani. Continuate a seguirci su Pegaso TV.